l'attività comunque qui è iniziata nel 1911, ok? Nel 1911. Dopo il mio nonno acquistò Ponticelli. Perché il tuo nonno era delle macchine. Erano originari di Panicale. Ah, ok. Ok? Qui siamo rimasti sempre sull'artigianato. Fino al 69 qui facevamo tutta a mano. Dal 68-69 abbiamo comprato dei macchinari, un semiautomatico, all'epoca era... Tutta a mano che vuol dire, Roberto? Si faceva tutta a mano. Cioè, quindi... a parte la lavorazione quella, ma era lo spostamento, era a mano. Ma la lavorazione com'era? Cioè dall'inizio alla fine, tutto il processo di lavorazione in che consisteva? Consisteva nel... qui ci avevamo, se venite dei giorni, avete venuto, c'è ancora la cava chiusa, la cava finita, c'era l'argilla, quindi c'era l'estrazione, tutta la lavorazione, quindi mischiata con delle rene, con delle sabbie, la terra spingeva tutta la cava. Allora, noi dobbiamo... allora, la storia della fornace. Una fornace, come è nata quella a Pozzuolo, la fornace una volta, prima della guerra, si faceva in un luogo dove c'era argilla. Cioè c'era l'argilla, si creava la fornace. Cioè non è che c'era molta possibilità di fare spostamenti. Quindi si facevano queste piccole fornacine sul luogo dove c'era l'argilla. Poi dopo bisognava vedere che prodotto si voleva fare, perché ogni terra, ogni argilla è adatta a un tipo di materiale. Cioè ci sono c'è argille che fanno meglio il forato, il mattone, ci sono argille che sono più adatte per le tegole, per i tabelloni, cioè non tutte le terre, cioè non con tutta la stessa terra ci fai più materiali. Ma questa era una terra molto buona. Una terra abbastanza buona, forse anche troppo forte. Noi l'abbiamo sfruttata, ci abbiamo sempre fatto di tutto. Ogni tanto c'erano delle mandate un pochino brutte, perché in Umbria abbiamo una terra ricca purtroppo di calcinello. Il calcinello salnitro è quella roba bianca che spesso si vede che dal mattone torna fuori. Cosa che per esempio in Toscana non c'è. Comunque te, anche se non l'hai vissuta, ma voglio, che... io fino a 14 anni l'ho vissuta, la fornace l'ho chiusa nel 78, io sono del 64, e quindi l'ho vissuta in pieno, per 14 anni. In pieno. Con che si fa l'estrazione, con che la facevate? Escavatori, ruspe, le fanno primi anni le draghe, le draghe sono quei tracci che... Fino alla guerra l'estrazione era col nastro. Dopo sono usciti le prime pale, le prime ruspe, pale scavatrici, scavatori, e siamo partiti in quel modo. E quindi estraevano a mano, dopodiché il processo qual è? Cioè uno prende la terra, l'argilla. L'argilla fa il vario prodotto, che ne so. Allora, il mattone, pianelle, sta roba, tegole si fanno. Ci sono dei stampini di legno, ok? Sono dei stampini di legno fatti così, che uno caccia l'argilla sotto, questo ovviamente era alto a seconda dell'altezza, metteva l'argilla bagnata. Immaginate il pongo è nato dall'argilla. Dopo questi stampini ci si metteva la rena, venivano via, quindi rimaneva... Ma l'argilla la filtravate, la passavate, oppure si prende e si utilizza così? No, va. L'argilla va tutta mischiata con acqua e rene, sabbie. Ci sono dei macchinari che lo fanno. C'è una sorta di impastatrice. Un'impastatrice, tipo quelle che si usano in agricoltura con quei tondini ricurvi. Sì. La mischiatrice. Per rendere l'argilla più friabile possibile. Diventa tipo... l'argilla diventa tipo un polistirolo, fina, proprio viene rotta. Ma a secco, quindi? No, però l'argilla c'ha una proprietà, a differenza della terra, che non è che fa il fango. Allora, l'argilla ne assorbe, ne ritira. Quindi è un prodotto molto particolare, a differenza della terra. L'argilla se la prendi in mano non te sporca, però è bagnata in sé per sé, però c'ha quello spirito di impermeabilizzazione esterna. Adesso il pongo, voi dovete immaginare il pongo. Dopo le tegole si facevano con delle presse,
Le tegole per i tetti, se facevano la pressa, lo sapete che è? Schiavi. Un pistone idraulico dove c'è una forma maschio e femmina, l'argilla si faceva scorrere e veniva fuori questa roba. Queste ce l'ho, grazie a Dio. Quindi immaginate il pongo, la pressa, due forme, gli dà la forma, e questa è roba che va a cuocere. Prima si essicca, passa negli essiccatoi. Gli essiccatoi sono dei locali molto areati, ok, in cui l'umidità dell'argilla viene fuori, ok? Per quanto tempo? Giorni e giorni. Una volta si metteva fuori, l'estate si metteva fuori, al sole. Dopo, quando il prodotto diventa rigido, non cotto, quindi è sempre marrone, si mette sul forno. Ok? I forni, i famosi forni Hoffman, che... forni Hoffman, dovete andare sul sito per spiegarmi. Comunque i forni Hoffman, noi ce ne avevamo due lunghi 50 metri a semicerchio, ok? Con tutto materiale refrattario. Ci avete presente il fornino dove si cuoce la pizza? Sì. Più grosso e più lungo, dove sopra c'erano dei fori in cui veniva sparato gasolio, olio bruciato, di tutto di più. Quindi si portava a una temperatura di circa 900 gradi per un paio di giorni e dopo il materiale si tirava fuori. Fino agli anni 70-80 erano quasi tutti forni Hoffman, dopo sono venuti fuori i forni a tunnel, però che il materiale non stava più fermo, ma il materiale scorreva su dei nastri trasportatori come se cuoce adesso il pane, con grosso calore sopra, quindi si partiva da 20 gradi, saliva a 1100, il materiale scorre, il forno sta fermo, il materiale scorre e fa questo, quindi dal massimo del grado ritorna Temperatura disceso piano piano. E la ciminiera stava sopra il forno? Eccola lì la ciminiera.